Buona domenica, care amiche. Cosa avete fatto questa settimana? Alcune di voi già me l'avete scritto che con la live, insomma, ci siamo parlate. Che fantastica la live, è veramente bello. È peccato che non ho avuto tanto tempo questo periodo per fare, insomma, più live. Spero, insomma, di riuscire di più. Ecco, io sempre con la finestra aperta, fa caldo. Fa caldo, se sentite qualche rumore, poi non ho controllato, proprio l'anti-rumore, se poi si sentivano tutti i rumori sotto. Mi auguro di no. Insomma, super contenta, come dicevo, della live, perché ci siamo raccontate, abbiamo riso tantissimo, abbiamo visto, insomma, i progetti da fare. Ma siete anche un po', quando arriva l'estate, si pensa molto a andare a fare belle passeggiate, stare al mare, stare in montagna, la vacanza e l'uncinetto, insomma, ci rimane un pochino più, diciamo, no, difficoltà per lavorare all'uncinetto, ma fa caldo, ma adesso che la prossima settimana, meno qua a Roma, va fino a 38 gradi, per cui, mamma mia, devo essere veloce per iniziare il progetto con il Simeone Rosa, lo devo iniziare, anche se che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto ieri? Ho preso i filati che ho da lavorare, il Simeone, ho il Dorotea che adesso vi faccio vedere, ho il Positano che sto finendo, ora vi faccio vedere tutto. E non ho altre, ho il Taitali Lilla e poi ho due rocche di Zefiro. Ho detto decidiamo i progetti. E l'inizio, così decido l'uncinetto e lo scrivo, così parto subito, insomma, veloce veloce, che poi se devo prendere qualche filato che mi manca, insomma, per luglio, super super organizzata, le mie care amiche mi consiglieranno, no? Mi consiglieranno, visto che io, insomma, mi sono un po' focalizzata su alcuni filati che adoro, ma però comunque quelli di filati discount sono fantastici, li ho lavorati tutti, devo dire, li ho lavorati tutti, non ne manca, credo nessuno, credo di no, mi sembra che li ho lavorati tutti. Allora, per cui se avete qualche idea o qualche filato, scrivetemelo qui sotto, perché così decidiamo anche qualche progetto che è di luglio, se riesco, sempre preferisco il martedì, che l'abbiamo fatta di venerdì perché ho avuto, insomma, un impegno molto, molto importante in quei giorni in cui non ho potuto pubblicare il tutorial, però sono riuscita a stare con voi con la live. Purtroppo succede qualcosa di importante che non ho potuto proprio terminare, perché comunque se non si è in casa, come facciamo a realizzare? È quello il problema. Comunque, per riuscire a fare alcune visite, ecco, non per me, non era per me al policlinico, cioè, parti la mattina alle 7, torni a casa alle 2. Cioè, cose proprio, mamma, ci vuole veramente tanta tanta pazienza. A parte questo, allora, felice perché? Perché poi mi avete motivato tantissimo. Ero un po', come posso dire, non ferma, ma non riuscivo a capire ancora come sistemare. Io che sono molto precisina, che scrivo tutto su queste, solo su quello sono precisa, sul resto sono un disastro. Però, insomma, per essere organizzata, per cui il sabato mi sono proprio motivata a decidere i progetti, almeno so quello che devo fare e c'è più velocità. Mi sono stampata, diciamo, i grafici e dove li dovevo modificare, perché spesso io vi metto il grafico, avete visto, quando è complicato un punto ve lo metto proprio sul tutorial, lo potete scaricare sul blog. Adesso vado anche a finire alcuni progetti che volevo terminare sul blog e ci saranno poi delle novità sul blog, eh? Delle novità, devo un attimo, ho l'idea precisa, ma devo capire come farlo in maniera che voi lo potete utilizzare. Ho proprio un'idea carina carina che può essere, no, utile per voi di più, ecco. E questa cosa mi piace tantissimo e la vorrei poi sviluppare per tutti i progetti. Comunque, non dico di più perché è meglio non dire di più, perché poi vabbè, lo sapete, e allora già con questo cominceranno a pensare che cosa è, vabbè, lasciamo perdere. Ok, sorvoliamo. Oggi vado a 5.000 pure oggi, tanto per cambiare. Allora, mi sono divertita un mondo, perché a parte abbiamo riso tantissimo nella live, abbiamo riso tanto, abbiamo visto i progetti, e poi ho deciso la sera
del giovedì, perché poi ero ritornata stanchissima, il venerdì non c'ero, ho detto come faccio, come faccio, come faccio, ho detto faccio una live e sto con le mie amiche, che è la cosa più bella che c'è. Allora, vi ricordo la mattonella che abbiamo, cioè che io dico sempre che abbiamo, perché in realtà per me le cose le facciamo insieme. Allora, questa mattonellina, che è veramente molto ma molto carina, ci si può realizzare una borsa, una copertina, ci si può realizzare. Abbiamo gli avanzi, abbiamo un filato base e abbiamo tanti piccoli gomitoli che sono degli avanzi di cotone. Questo lo potete utilizzare per realizzare tantissime cose, ma anche delle rifiniture, oppure un bordo di un giacchino. Potete fare veramente tantissime, tantissime cose. E comunque c'è il tutorial, ve lo lascio sempre sotto, anche della maglia. E questa maglia è fantastica perché, a parte, c'è tantissimo, perché alcuni punti sono veramente adatti anche per un vestito. Questo possiamo fare una blusa molto lunga, un copricostume. Insomma, questo punto è fantastico, andatelo a vedere. Infatti io ce l'ho, questa molto lunga, mi piace, vi lascio poi la foto, no, la foto che adesso non ve la posso far vedere, però potete, vi lascio il link sotto che potete andare, scusate, con la finestra aperta, l'allergia, a me non mi manca niente, anche l'allergia, vabbè, questo va. Allora, a parte questo, volevo poi dirvi che per domani vediamo o l'uno o l'altro, perché oggi ho detto che resto in casa, mi serve proprio riposo e mi serve uncinetto a gogo, così mi rilasso tutto il giorno, visto che questa settimana non ho fatto meno e ho avuto troppo da fare. Poi un'altra settimana molto intensa, per cui oggi mi dedico proprio all'uncinetto fino alla sera tardi. Allora, questo io faccio nel pannello perché io già ho fatto il pannello, è un giacchino deciso, perché venerdì abbiamo deciso per un giacchino, già io ho realizzato i pannelli davanti e questa mattina tento di finire le maniche e cucitura, per cui io non so se lo pubblico domani oppure faccio vedere la pochette che da finire, per cui nel pomeriggio decido quale progetto va e l'altro va poi per il venerdì, ecco. Ecco qui, questo qui è un punto che per me è moderno, diverso, semplice, veloce da fare, visto che la prossima settimana comincia il caldo, abbiamo una velocità per poterlo realizzare con poco, un pannello sono 100 grammi, con una taglia come me, dico ML, perché sono proprio sulla linea tra la M e la L, insomma sul grafico delle misure, per cui la mia misura risulta quella. Non ho messo aggio. Devo dire che non cede tantissimo il punto, non cede tantissimo, per cui se lo volete largo dovete mettere una percentuale, una percentuale, scusate che mi distanno a dire ancora. È andata bene. Oh mamma mia. E anche gli occhi, perché ho gli occhi chiari, chi ha gli occhi chiari lo sa. A parte, vabbè, io non sopporto gli occhiali da sole, ma sono costretta a metterli. E poi con l'allergia e tutto quanto, gli occhi, mamma mia, le volte mi diventano un pochino rossi, va bene, ma è normale, l'occhio chiaro è così. Allora, questo è il rovescio, questo qui è al dritto. Ecco qui. Allora, questo è il positano, io adesso mi è rimasto del secondo gomitolo questo, e non riesco a terminare, che sono alla fine a 54 centimetri. Non voglio un giacchino super lungo, lo voglio abbastanza giusto, non lo voglio lungo. Però vado a fare poi la rifinitura, per cui io ho, mi sembra 300-350 grammi, ma potrei fare anche a maniche lunghe. Fatemelo sapere che mi prolungo, eh. Facciamo anche a maniche lunghe, non c'è nessun problema. Ero anche tentata a fare un giacchino a maniche lunghe, perché adesso che comunque va bene, dice sì, fa caldo, però di sera, sai, in quel periodo che vogliamo un giacchino a maniche lunghe, non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo a maniche corte, così lo vogliamo a maniche lunghe. Io ce l'ho sempre. Perché non posso stare senza? Calcola anche io in macchina, finestrini chiusi. Vabbè, io sono unica in questo. Va bene, questo è col positano, che è un filato meraviglioso. Io quest'anno mi sono un pochino più, diciamo, concentrata su filati diversi e con il Murano, che veramente io direi il Murano, l'eleganza.
lo chic è il Murano. Vogliamo fare qualcosa di elegante per un matrimonio, per una cerimonia, per il 15, per Ferragosto. Vogliamo fare per la sera di Ferragosto e vogliamo mettere qualcosa di elegante. Io direi il Murano è un filato adatto per realizzare l'effetto pizzo. Questo è che io amo. Il positano, una alternativa perché è un filato più fino, confronto al fioccotone o con quello. Questo, vedete, questo è quello ecologico e questo, vedete, è più fino, più leggero il positano e si lavora più anche. Sembra anche un pochino più ritorto, leggermente più ritorto, più composto, come sensazione di lavoro con l'uncinetto e direi che è una lavorazione, un'alternativa del fioccotone se non vogliamo, diciamo, prendere un cotone che sia leggermente più pesante, però se vogliamo realizzare un pareo, prendere il fioccotone o quello ecologico, con il positano in questo periodo un giacchino, una maglia forata. Non mi piace fare la maglia con poi il pezzo davanti per coprire la parte insomma, del reggiseno, anche no, perché a me mi ci vorrebbe una fascia e mezza. Va bene, tanto per ridere, poi abbiamo riso anche, diciamo, della circonferenza seno. A parte questo, ci dobbiamo insomma divertire e direi che il positano è questo. Vi sto dicendo proprio le differenze perché voi me le chiedete e direi che in questo momento realizzare con il positano un'alternativa del fioccotone o di quello ecologico che è più fino, più leggero. Abbiamo un diverso nel periodo che fa molto caldo, ma però comunque il fioccocotone e quello ecologico è perfetto lo stesso. Che io realizzerò la maglia, ultimamente quella lì là, e la sto mettendo ora. Io oggi ho messo questa perché mi piace tantissimo, un po' di luce. Vabbè, questi colori, come vedete, sono i miei, un po' diverso. Guardate, questo mi spinge tantissimo, ma io quando metto l'azzurro, io mi devo accendere. Anche se poi adesso ho questo rossetto molto, molto leggero, se lo metto un po' più forte, però siccome la maglia ha, diciamo, questo colore, questo blu, questo azzurro acceso, allora non vado a mettere un rossetto, un fucsia o troppo forte, ma vado a mettere, sì, questo un colore nervo, un malva, e allora ci sta benissimo. Spero di non starno dire. Ok. Allora, per cui vi do l'alternativa. Dello che mi chiedete la curiosità del Dorotea, oggi parliamo proprio di filati. Il Dorotea, quando andiamo a lavorare con uncinetto più piccolo, rimane molto più, rimane composto. Ecco, questo vi devo dire che la devo andare a cucire, l'ho lasciata apposta aperta perché ne volevo parlare prima con voi. Rimane più composto, ma quando andiamo a lavorare con l'uncinetto, questo è col 5, ma se non sbaglio posso lavorare fino al 6, avevo tolto l'etichetta in diretta e poi l'ho lasciata in giro, come al mio solito. Se non sbaglio, fino con il 6 si può lavorare, se non sbaglio, ci consigliano. Io ho fatto la prova, si apre molto la fettuccia, si vede la fettuccia, risulta molto più morbido. Meno, se andiamo a lavorare una maglia alta, una maglia anche forata, però non fa tanto, non si gonfia molto, ecco quello che volevo dire. Ma mi avete chiesto, questo è il punto ciclamino e non sbaglio, punto gelsomino, l'ho chiamato punto stella, gli ho messo tutti i nomi più strani. Più strani, ma è rimasto il punto gelsomino. Correggetemi se mi sto sbagliando, vi prego. Se no cambio. Se non sbaglio, è gelsomino. E o chi lo chiamano punto stella, insomma, vabbè, adesso non ricordo. Mi avete chiesto il top down di questo punto. Si può fare? Sì, si può fare. Se volete, però, il problema è che realizzarlo, come abbiamo detto, con il Dorotea. Io adesso finisco questa e mi resta una rocca e mezza. Con una rocca e mezza io non posso, non so se si sentono le campane della chiesa, e non posso fare non mi basta. Prendere un'altra rocca per farlo, non so se poi risulta un pochino più pesante, non lo so. Questo risulta il giacchino con
con il top down, senza cuciture, perché mi hanno chiesto senza cuciture, Luana, ti prego. Fatemelo sapere nei commenti cosa devo fare, se no prendiamo un altro filato e lo possiamo realizzare con, riprendiamo il positano, possiamo il fioccotone, possiamo prendere il cotone ecologico. Comunque sto lavorando con il 5, possiamo approfittare di prendere un altro filato. Me lo fate sapere nei commenti perché mi devo organizzare, mi sto organizzando i tutorial da adesso e poi anche quelli di luglio all'incirca. Farò sicuramente un altro ordine e poi non farò più ordini perché insomma ho lavorato tutti i filati, non ci dimentichiamo del sirmione che ho quello da realizzare che mi ci devo proprio concentrare in quello perché la prossima settimana non ho tanto tempo a disposizione per cui mi concentro su questi. Per la settimana dopo abbiamo questo che voglio fare, farà molto caldo ma io lo realizzo lo stesso. Perché poi insomma è un tutorial che ci teniamo, lo voglio fare quello, anche se risulterà leggermente più, che copre un pochino di più, ma è veramente molto bello. Allora, e ho parlato di Dorotea, dello Zefiro, il mio amore per lo Zefiro, io ho ancora due rocche che voglio lavorare e quelle lavorerò forse insieme. Avete chiesto un kimono? Allora, sì, poi io lo posso fare il kimono tutto colorato anche con lo zefiro, se vuole, visto che ho due rocche. Per cui vado ad avere 1200 metri di più di 1200, forse quasi 1300. Niente, scusate, proprio l'allergia mi sta. Devo starnutire, è un disastro stamattina con la finestra aperta, di mattina un macello. Allora. Si mi prende anche agli occhi. Allora, quello che volevo dire, faccio sicuramente il faccio prendere un fazzolettino. Alessio, prendimi un fazzolettino, scusami. scusate, ma devo grazie mamma, grazie. Allora, stavo pensando, scusatemi un secondo proprio perché è brutto brutto che lo sto facendo, ma non ne posso più, scusatemi. Scusatemi un attimo, ecco qui. Scusatemi un secondo, ma un disastro oggi con gli occhi che lacrimano. E vabbè, la prossima volta chiudo la finestra. Cioè, sicuramente qualche pianta. No, no, Alessio, non lo devi. Cioè, non chiudiamola adesso, tanto ormai è così. Allora, c'è mio figlio che passa e mi controlla. Allora, stavo dicendo, parlavo del sirmione, sì, facciamo quello. E per domani o è l'uno o è l'altro, in base a quello che oggi finisco. Oggi mi dedico completamente all'uncinetto, massimo relax, mi metto proprio sul divano, mi allungo proprio oggi. TV, oggi è una giornata così, voglio una giornata di super relax e uncinetto. E vi faccio vedere come va, forse nel corso qualche foto su Instagram, vediamo. Spero, poi abbiamo la borsa nocciolina, sì, che la devo fare, abbiamo col Taita, li facciamo quella Prada e lei devo iniziare, per cui già ho tutti i progetti e gli schemi disegnati di quello che devo fare. Quella nocciolina ho avuto semplicemente il dubbio perché ho iniziato col Dorotea, il Dorotea è fantastico, ma volevo una nocciolina più immensa, più grande, volevo una nocciolona, una noce, volevo delle noci più che noccioline. E vediamo un po' se mi gusta. Già sono arrivata a metà borsa, però va bene. Ok, allora vabbè, lo prendo l'antistaminico stamattina. È un disastro. Ci sta più peggioro. Ok, allora volevo ancora dirvi che a parte questo, spero di fare una live di sera. Sì, allora vediamo un po' un attimo la situazione perché a fine settimana il 18 no, il 21 neanche, ho degli appuntamenti. Vediamo se riesco di sera martedì, no, non credo perché martedì ho l'impegno che è 18, qui martedì no, mercoledì forse. Resta giovedì sera, mi resta forse giovedì sera, non so, quando è il 21? C'è un po' di, vabbè, di confusione. Ve lo faccio sapere, mi piacerebbe farla di sera, perché mi è piaciuta tanto fare la diretta. Mi diverto un mondo perché chiacchieriamo, è bello sapere subito la risposta di cosa. Poi mi avete scritto in tante, mi avete dato dei consigli, quanto siete carine, veramente carine, tanto tanto tanto.
Vi adoro veramente, siete fantastiche. Per i messaggi che mi mandate, mi sostenete tantissimo. E sono felice perché è una grande condivisione. Siamo grandi amiche che ci io mi immagino insieme a voi in un posto con delle sedie, insieme a voi, con delle sacche piene di filati e siamo a uncinettare insieme, ci scambiamo delle idee, questo è fantastico. E tanto caffè, io adoro il caffè, e tanto caffè perché no, anche un tè va bene. Allora, un bacione a tutte, io vi saluto, vi racconto della mia uno dei miei sogni, spero che un giorno si potrà realizzare. Vi saluto e ci vediamo domani con un tutorial, mercoledì con il podcast e vi ricordo sempre il venerdì con un tutorial, anche se la scorsa settimana è saltato, però ci siamo viste insieme e poi il video della domenica. Spero che ci sarà una sorpresa. Con tutti gli impegni che ho questa settimana voglio farvi pure le sorprese, perché la mia testa va a 5.000, ho tante cose da fare, ma mi mancano le ore, mi mancano le ore, però va bene. Vediamo insomma. Questo periodo, insomma, intenso cambierà un po'. Cambia un po' la luce perché con il sole che entra, insomma, si vede un po' qui. Il bello è che quando è d'inverno è tutto, il sole qui non c'è. D'estate arriva il sole, sulla parte del mio balcone, no? Cambia la luce. Vabbè, vi racconto sempre tutto. Dice, Manuela, ma non smetti di chiacchierare? Ci hai stancato? Basta. Allora, io vi auguro una buona domenica favolosa, fantastica. La mia sarà uncinettosa, molto uncinettosa. Aspetto i vostri commenti, che nel frattempo con uncinetto ci facciamo anche compagnia. Un bacio con uno scrocchio mega mega galattico oggi. Grande, vi saluto e ci vediamo domani con un nuovo tutorial. Vi lascio il link sotto, sia della maglia e anche dei filati se siete curiosi di andare a vedere. Baci. Iscrivetevi al canale, che molte non sono iscritte, poi perdete tutte le novità. Così, non lo dico mai, ma sono ricordata alla fine. Baci.